Grazie Domenico, grazie della presentazione. Io, come detto, sono Carlo Maggetti, sono commerciale per l'Emilia Romagna di Gibus. E ecco, una cosa che Domenico non ha detto, è la prima volta che parlo di fronte ad una platea del genere, quindi... Volevo dirlo alla fine per non creare ansia. Diciamolo prima, così sanno a cosa vanno incontro. Ecco, sono abbastanza emozionato e quando mi emoziono si enfatizza la S. Quindi, insomma, portate pazienza, partirà qualche fischio, non è un'incitazione ad applaudire, è un incidente. Detto ciò, Gibus è un'azienda che, come anticipato, si occupa di protezioni solari non creme, ma protezioni solari per esterno, quindi schermature solari, sistemi ombreggianti oppure oscuranti. Gibus fa questo e dà ai clienti, ai fruitori, la possibilità con le sue strutture di sfruttare al meglio gli spazi esterni, quindi rendendo gli spazi esterni più confortevoli, e lo fa attraverso la produzione e la commercializzazione di pergole bioclimatiche, pergole di impacchettamento, tende da sole. Gibus oggi è un'azienda che esporta i suoi prodotti in Europa e anche nel mondo. Ci piace pensare che, appunto, esportiamo il Made in Italy, esportiamo la capacità di fare cose belle, cose che piacciono nel resto del mondo. Tutto questo mantenendo un aspetto che per noi è molto importante, che è quello della personalizzazione dei nostri prodotti, quindi un aspetto artigianale per quello che oggi è a tutti gli effetti un'industria. Come lavora Gibus commercialmente? Lavora attraverso una rete di atelier. Il progetto Atelier nasce nel 2008 e la filosofia è che progetti di questo genere, prodotti di questo genere, tecnologicamente molto evoluti, sono prodotti che hanno bisogno di personale preparato in loco che possa guidare, consigliare il cliente, il fruitore, ed assisterlo in tutte le varie fasi fino all'installazione ed anche oltre, perché sono prodotti che, appunto, per la loro complessità, per il fatto di lavorare all'esterno, hanno bisogno di un minimo di manutenzione. Non si può pensare di piazzare lì una pergola bioclimatica e dimenticarsene e che funzioni per sempre senza problemi. Questo lo fa attraverso gli atelier Gibus, dei rivenditori ai quali noi riconosciamo capacità e che ci rappresentano sul territorio. Chiunque si può rivolgere ad un atelier Gibus tranquillo di avere tutta l'assistenza di cui avrà necessità. Sono 300 in Italia, molti di più all'estero, e appunto sono il punto di riferimento Gibus sul territorio. Parliamo un pochettino di schermatura solare e ecobonus. Una schermatura solare è praticamente qualsiasi cosa che vada a ripararmi dal sole, dall'ombrellone, come vediamo lì, fino ai sistemi più evoluti, più tecnologici. Le schermature solari oggi sono sistemi che mi permettono non solo di ripararmi dal sole, ma anche di andare a modulare la quantità di illuminazione ed energia solare dalla quale voglio essere toccato. Sono prodotti che, come vedremo, mi danno un comfort termico, perché se messi all'esterno di una vetrata mi permettono di mantenere un pochettino più bassa la temperatura all'interno dell'ambiente. Comfort visivo, mi permettono di non avere la luce abbagliante del sole negli occhi o il riflesso sul pavimento del sole che entra dalla finestra. Privacy, chiaramente mi schermano dagli sguardi indiscreti, e un vantaggio estetico. Oggi le tende sono molto belle, diciamo che
consideriamo che con le loro sfaccettature, con le loro varie possibilità di installazione, possano essere più gradevoli che non quello che diciamo è la protezione alla quale siamo abituati, la tapparella. Vantaggi funzionali che abbiamo appena visto descritti. Le schermature solari oggi godono di quello che è un incentivo governativo che si chiama ecobonus, che mi permette di recuperare fino al 50% dell'investimento fatto, a patto che queste schermature abbiano determinate caratteristiche. Una di queste è il GTOT. Che cos'è il GTOT? È un valore che mi indica quanta energia riesce ad attraversare, luce solare, energia calore, una finestra protetta esternamente da una tenda da sole, da una tenda filtrante. Chiaramente è un valore che varia a seconda della tipologia di tessuto che vado a mettere all'esterno, tessuti filtranti, tessuti completamente oscuranti, ed è un valore appunto che discrimina la possibilità o meno di portare in detrazione l'intervento di efficientamento energetico. Tutti i tessuti di Gibus, tutti i tessuti a campionario Gibus, ad eccezione del Crystal, che è un PVC completamente trasparente, hanno un valore di GTOT tale da poter essere portato in detrazione. Questo, 12,2 milioni di immobili, sono grosso modo il numero di appunto immobili presenti oggi sul territorio italiano. Un immobile costruito con le moderne tecnologie rispetto ad un immobile costruito precedentemente agli anni 80 ha un fabbisogno energetico di circa un quarto dell'energia, quindi consuma il 25% di quanto non consumi un immobile costruito prima degli anni 80. Perché dico questo? Perché oggi in questo grafico a torta vediamo più o meno le percentuali di immobili in funzione della loro data di costruzione. Il valore che ci interessa di più è questo: 74% degli immobili oggi presenti sul territorio italiano sono stati costruiti prima del 1981, quindi se non è stato fatto un intervento con gli ultimi 110%, quello che è successo in questi due anni, sono immobili bisognosi di efficientamento energetico, che non dico solo attraverso delle tende e delle schermature, ma attraverso un efficientamento energetico che comprenda anche schermature solari, potrebbero andare a risparmiare energia, quindi costi di mantenimento. Noi chiamiamo le nostre protezioni protezioni solari intelligenti. Perché? Perché appunto rispondono a due esigenze, hanno due funzionalità. Ci permettono di vivere, di rendere i nostri spazi più confortevoli e di ridurre il consumo necessario per appunto creare comfort all'interno dei nostri spazi. Come lo fanno? Riducendo appunto, come abbiamo detto, la trasmissione solare, riducendo l'energia che entra nella mia casa, che mi scalda la casa nei mesi più caldi, aumentandola invece al contrario, quando io ritraggo la tenda permetto a tutta la luce solare di entrare, quindi mi aiuta a scaldare quando è inverno, di conseguenza diminuiscono il fabbisogno energetico dell'ambiente sia a livello di riscaldamento e raffrescamento, ma anche se chiaramente un pochettino meno incidente, a livello di utilizzo delle luci. Aprire una tenda non costa nulla, tenere una lampadina accesa chiaramente ha un costo energetico. Come abbiamo detto, questo mi permette di migliorare il comfort sia termico che visivo all'interno della mia abitazione. Le tipologie di schermature solari sono sostanzialmente quattro. Partiamo dalla tenda a bracci, anche se l'ultima che è comparsa. Una struttura sostanzialmente orizzontale con una piccola inclinazione che è da considerare un riparo dal sole.
può riparare la zona sottostante, può riparare una vetrata, ma è un riparo essenzialmente ed esclusivamente solare. Una tenda verticale, qualche cosa che io vado ad applicare di fronte a una vetrata, concettualmente simile a queste che vediamo alla vostra destra, però noi le produciamo, pensate, per lavorare in esterno, perché si migliora la resistenza alla penetrazione del calore. La tenda scaldata dal sole si scalda, e si scalda all'esterno, non all'interno della vetrata. Abbiamo pergole di impacchettamento, quindi strutture che nella parte superiore hanno un telo impermeabile che mi protegge sia dal sole che anche dalla pioggia, con sistemi di deflusso dell'acqua all'interno delle gronde e scarico attraverso le gambe che sono dei pluviali. E poi abbiamo le pergole bioclimatiche che nascono per darmi protezione dall'acqua, protezione dalla pioggia, ma anche un effetto ombreggiante e raffrescante. Vedremo perché. Qui c'è tutta la gamma di prodotti Gibus, a partire dalle pergole bioclimatiche, pergole 90 gradi, che sono quelle che hanno un telo superiore impermeabile orizzontale, pergole inclinate invece è sempre un telo impacchettabile, retraibile, ma obliquo, le tende a bracci. Le tende in trazione sono strutture, non sono strutture, sono tende pensate per essere posizionate sopra strutture esistenti. Io ho il mio pergolato, la mia serra, il mio giardino d'inverno, ho bisogno di ripararlo dal sole, posso andare ad applicare sopra o sotto, o addirittura in luce tra gli spazi, una tenda in trazione. Schermature verticali, qualcosa di simile a quello. E poi la produzione Gibus prevede anche delle vetrate scorrevoli, le famose VEPA, vetrate panoramiche. Non le vedremo tutte, solo alcune, state tranquilli. Partiamo dalle pergole bioclimatiche. Che cosa sono? Sono strutture modulari, hanno dei limiti dimensionali per ogni tetto, chiamiamolo così, che vado a comporre, però possono essere accoppiate a volontà fino all'esaurimento dello spazio disponibile o del conto in banca del cliente. Sono caratterizzate, questo che le rende bioclimatiche, dalla copertura costituita da lame in alluminio. Perché le facciamo in alluminio? Perché tutta la struttura è in alluminio? Perché è leggera. Le lame in alluminio, oltre ad essere leggere, hanno anche la caratteristica di scaldarsi con il sole molto rapidamente, e vedremo che è un vantaggio. Possono essere a isola, come vedete fotografata qua, oppure addossate, significa che al posto di una, due, tre gambe ho delle staffe che mi permettono di ancorarla ad una parete. Possono essere chiuse perimetralmente o con delle tende a caduta, oppure con delle vetrate, oppure con entrambe le cose. Possono essere accessoriate con sistemi illuminanti, scaldatori, sistemi audio, lame riscaldabili, a volontà, accessori a volontà. Diventano effettivamente quasi una stanza in più vivibile tutto l'anno. Perché sono nate le pergole bioclimatiche quando esisteva già il telo impacchettabile? Perché il telo impacchettabile o è chiuso o è aperto o è semiaperto, però sostanzialmente quando mi deve offrire protezione solare mi crea anche una copertura che non permette all'aria calda di salire verso l'alto. Con le lame orientabili noi abbiamo la possibilità di aprirle parzialmente e quindi far defluire l'aria calda, mantenendo però la protezione solare. Abbiamo la possibilità di chiuderle quando piove ed avere il deflusso controllato dell'acqua attraverso le gambe. Però in realtà fanno qualcosa di più. Vi dicevo prima che il fatto che siano in alluminio serve anche a farle scaldare rapidamente. Perché? Perché se la pergola è correttamente orientata vuol dire che la lama prende luce direttamente su una faccia ampia, la lama si scalda, come il termosifone di casa, scalda l'aria che ha attorno, quest'aria scaldata dalle lame sale, naturalmente, e ne richiama dell'altra dalla parte inferiore della pergola.
quindi ho una ventilazione forzata ma senza dispendio energetico perché è la luce solare che mi scalda le lame, costante e continua in funzione appunto di quanto si scaldano le lame. Qui vediamo un'installazione di una pergola, uno dei nostri modelli Joy in versione isola e corredata di una tenda in cristal PVC trasparente di cui vi accennavo prima a protezione dal vento, corredata di sistema illuminante. Qui vediamo la stessa pergola addossata a parete, quindi senza gambe nella parte posteriore ma con delle staffe di ancoraggio. Qui vediamo un altro modello che si chiama Twist, una pergola con i profili un pochettino più generosa, adatta a coprire luci più ampie, molto utilizzata in ambiente horeca, ristorazione, e la vediamo anche corredata di vetrate scorrevoli. Queste che vedete qua sono le nostre Gliss R, le vetrate scorrevoli. Qui siamo a Imola, se fossimo alla fine degli anni Ottanta direi che questa è la F40 delle pergole bioclimatiche, il nostro fiore all'occhiello. Verve permette la rotazione e anche l'impacchettamento delle lame con cinematismi e meccanismi indipendenti. Quindi ho tutta la funzionalità di una bioclimatica con in più la possibilità di sdraiarmi a guardare le stelle o di far entrare tutta la luce con il tetto completamente aperto. Sistemi illuminanti, tre indipendenti l'uno dall'altro, tutti LED, corredabile con vetrate scorrevoli, come tutte le altre, e nella sua versione Plus, Velvet Plus, dotabile di tende ombreggianti o oscuranti completamente integrate nella struttura, quindi quando le riavvolgo scompaiono completamente. Tutte le pergole, come abbiamo detto, sono accoppiabili a volontà, in un senso o nell'altro. Questo ci permette di realizzare progetti di qualsiasi genere. Passiamo ad un altro tipo di protezione, la schermatura verticale. Schermatura zip. Click zip è oggi il nostro cavallo di battaglia. Una tenda con delle guide che alloggiano all'interno delle mollettine che mi tengono il telo teso orizzontalmente. A cosa servono? A quello che vedete sostanzialmente, schermare delle vetrate, come abbiamo detto, con tutti i benefici che questo mi porta. Qual è il loro segreto? Sono disponibili in varie tipologie, 9, 11, 13 e 15 mi indicano la dimensione del cassonetto e quindi la luce che posso andare a coprire. Naked è la tenda priva di cassonetto, quindi con il rullo avvolgitore a vista. Ghost è una tenda molto apprezzata in ambiente architettonico, diciamo così, perché è pensata e predisposta per lavorare completamente a scomparsa, incassata all'interno del cappotto o comunque dell'edificio. Twin e Twin BG sono tende con due rulli all'interno di un unico cassonetto, quindi io posso avere, l'esempio più tipico è un PVC trasparente che mi ripara dal vento in una pergola bioclimatica e un tessuto ombreggiante oscurante, completamente indipendenti l'uno dall'altro, vanno a proteggermi dalla luce, dal vento, da quello che è, o da entrambe le cose a mio comando. Cable è la versione senza le guide laterali, ma con dei cavi d'acciaio. Ce ne spiega meglio il nostro amministratore delegato Alessio. La linea ClickZ è una delle linee più innovative e di maggior successo dell'azienda. Un successo ottenuto grazie al brevetto Maglock,
che permette di ottenere un tensionamento ottimale, aumentando la resistenza al vento. Un elemento cardine che contraddistingue tutta la famiglia Click, che vede nella grande ricchezza di gamma l'altro segreto del suo successo, capace di adattarsi a tutte le esigenze di installazione. Quattro modelli, 9, 11, 13 e 15, che si distinguono per la dimensione del cassonetto, permettendo di realizzare tende che vanno dai 65 cm fino ai 6 metri di larghezza. Con la guida 38 o 56 possiamo installare qualunque tipo di tessuto, ombreggiante o oscurante, oppure il tessuto trasparente Crista, solo con le guide 56. A questi prodotti si affiancano i modelli speciali. Click Zip Ghost, che scompare incassata all'interno del quadro della finestra. Click Zip Twin, che permette di installare all'interno di un unico cassonetto due tessuti differenti, tra cui scegliere a seconda delle situazioni. Ad esempio, un tessuto ombreggiante per la bella stagione ed un telo Crystal per la stagione più fredda. E la famiglia Click Cable, tende a caduta che uniscono la tecnologia magnetica Maglock alle guide in cavi d'acciaio. Una gamma già ampia a cui in questo 2021 si aggiungono molte altre novità. La prima sono le Click Zip Up, modelli che permettono di utilizzare una staffa di fissaggio a soffitto, ampliando la gamma di soluzioni per l'installazione. Il sistema di fissaggio a soffitto, già disponibile per Click Cable, da oggi lo sarà anche per Click Zip nelle versioni 11 Up e 13 Up. Poi alcune novità per il modello Click Cable. La versione Easy, senza il blocco magnetico, ma dotata di un piedino semplificato in acciaio inox. E la versione Free, in pratica una Click Cable senza i cavi in acciaio, in caduta libera, utilizzabile con i blocchi magnetici. Ma non abbiamo solo aumentato la gamma dei prodotti. Novità per la stagione 2021 riguarda Click Zip 15, che da oggi raggiunge una dimensione straordinaria, fino a 7 metri di larghezza. Una novità che offriamo grazie ad un frontale maggiorato con una sezione più grande rispetto al frontale standard, che impedisce la flessione orizzontale della valle sollecitata dalla grandissima larghezza del telo. Questa dimensione sarà disponibile per una serie di tessuti ombreggianti, sia con la guida 38, sia con la guida 56. Un'altra novità fondamentale per tutta la gamma Click Zip e Click Cable è l'illuminazione. Abbiamo integrato la tecnologia MicroSpot, già adottata nei modelli TXT, Nodo e Segno. Piccoli LED che permettono di creare questo effetto di illuminazione fortemente caratterizzante, capace di valorizzare gli ambienti esterni nelle aree immediatamente adiacenti alla tenda. Un optional controllabile attraverso una vasta serie di dispositivi e comandi elettronici per adattarsi alle esigenze dei clienti. Nel progettare queste novità abbiamo voluto dare continuità a due capisaldi della nostra offerta. Ampliare l'offerta per aumentare la flessibilità dei prodotti e garantire l'impatto emozionale degli spazi esterni. Non avrei saputo fare di meglio. Quindi, recuperiamo brevemente i vantaggi. Telo perfettamente teso, contenuta laterale, resistenza al vento certificata fino a 100 km all'ora. Questo mi aiuta a ridurre la spesa energetica, appunto, ombreggiando o ventilando. Questo si traduce anche in maggiore rispetto per l'ambiente. Minori consumi vogliono dire maggior rispetto per l'ambiente. Considerate che siamo un'azienda con un tasso di riciclaggio dei materiali altissimo. Qui vediamo la tenda installata in una nostra pergola. Vado un po' rapidamente, il tempo è tiranno. E qui vediamo delle installazioni invece su delle facciate vetrate.
Rapidissimamente, le tende a bracci, strutture orizzontali o che viaggiano leggermente inclinate, sono protezioni solari, non sono protezioni pioggia, vanno ritratte quando piove, anche se a volte si è portati a farne un uso improprio. Il telo viene teso orizzontalmente da delle molle all'interno dei bracci, delle molle in acciaio. I tessuti più comuni sono l'acrilico e il poliestere. Due tipologie, con cassonetto, quindi il telo quando è riavvolto è completamente protetto e riparato, oppure con rullo a vista. Li possiamo installare a parete a soffitto, arriviamo ad una sporgenza massima di 4 metri e possono essere dotate di illuminazione a LED ed eventualmente volante avvolgibile, quindi un telo comandato sempre elettricamente via radio, che mi permette di avere anche una schermatura verticale. Con questa immagine, un'installazione di una tenda spazio, un prodotto molto semplice, però in un'ambientazione discreta. Io vi ringrazio e vi saluto.